8 partiti concorrenti. Al comando ci va Mongioliano per affrontare il primo ostacolo che è la battuta di Tronchi. Ma si va ad una dura abbastanza moderata, ma neanche tanto, perché gli ostacoli poi bisogna superarli, non si può arrivare proprio leggeri ad affrontarli. Mongioliano al comando. Superato anche il sciponcino, adesso si andrà alle macerie. Superate anche le macerie, al comando vediamo Salando Provancio con Mongioliano in seconda posizione, poi c'è il Grilias staccionata, superata in questo momento. Si andrà adesso a superare il Siepone tra Siepi con Salando Provancio sempre al comando, poi via via tutti gli altri. Siepone tra Siepi superato, si andrà in Duca adesso. Superata la Buca, ci sarà da attraversare la gabbia di Siepi e quindi il limite di proprietà. Da quel momento in poi si andrà fuori dalla zona di centrocampo per affrontare l'intero giro esterno. Adesso al comando c'è sempre Mongioliano, poi il numero 6 di Triani Adone nelle prime posizioni, assieme all'altro compagno di colore che è Salando Provancio, quindi Grilias e Modellina a chiudere il down. Cavalli che stanno uscendo adesso, cioè, dal centro del campo, comincerà il giro di questa esterna, si troveranno alcune siepi, si presenteranno poi in retta d'arrivo dove avranno due ostacoli abbastanza duri, quali la Riviera e la Fence. Siamo nella parte della retta opposta, si affronterà adesso tre siepi dopo aver superato la Marrana. Prima siepe superata, ce ne sarà una seconda all'imbocco della tirata, poi una terza più avanti. Al comando c'è Salando Provancio, ma è solo per la cronaca in questo momento, perché la corsa entrerà nel due probabilmente al rientro nel centro del campo. Superata anche l'altra siepe, adesso si passerà davanti alle tribune per affrontare prima l'ostacolo della Riviera, poi l'ostacolo della Fence. Salando Provancio, Mongioliano, quindi Grilias, Triangle d'Or, Modellina e Ridown, tutti in gruppo all'attacco della Fence a questo punto, con Mongioliano al comando. Superata la Fence, Mongioliano sempre in testa. Si va in piegata, si affronta ancora una siepe. Siamo in piegata dove il nuovo ostacolo è l'Arginello, poi il muro, quindi si rientrerà con la Marrana. Mongioliano sempre al comando, si va al salto col muro, affrontato in questo momento, saltando a tutti i concorrenti. A questo punto si rientra con il passaggio alla Marrana e quindi si va al doppio travone con Mongioliano al comando. Attenzione perché ci avviciniamo all'Exer, c'è il sopone tra siepi e quindi lo stato dell'Exer. Mongioliano, Triangle d'Or, poi si fa luce anche Grilias che va ad affiancare il numero 5 Salando Provancio. Sopone tra siepi, affrontato e superato da Mongioliano e il numero 6, Triangle d'Or, si va all'Exer, saltando i primi due, saltando a tutti e sei concorrenti, molto, molto bene, con Triangle d'Or adesso che ha preso leggero vantaggio sul numero 3 di Mongioliano.
dopo l'Oxer c'è la gabbia di Scioponi. Mongeliano è tornato al comando, in alternarsi fra i due, riesce nelle prime posizioni, si va nella gabbia di Scioponi e da qua, saltata adesso, si va in Duca. Sempre Triangolo d'Oro, Mongeliano a fare la corsa, superata la Duca, si va alla Scioponi sbarrato. Da qua si esce per poi affrontare gli ultimi 700-800 metri di gara con tre siepi. Scioponi sbarrato, superato in questo momento, tre siepi a concludere i 4.750 del mio percorso con Salonde, con Triangle d'Or che ha preso vantaggio su un Mongeliano, rimontato Grignas da Modellina per il terzo posto. Cavalli che completano l'ultima piegata e si presenteranno in retta conclusiva. È abbondante il vantaggio di Triangle d'Or, Raffaele e Romano, che devono guardarsi da Mongeliano, ma le distanze permettono una certa sicurezza al momento. Cavalli che completano la piegata, retta conclusiva con Triangle d'Or, chiaro in vantaggio su Mongeliano, altrettanto chiaramente in seconda posizione su Grignas. Triangle d'Or è lui il vincitore del premio Amedeo Duca d'Aosta anno 2012. Al secondo posto c'è Mongeliano, al terzo posto finisce il numero uno di Grignas, che riscatta le precedenti prestazioni non proprio positive tornando nel marcatore in una corsa importante quale l'Amedeo Duca d'Aosta. Quindi Salon Triangle d'Or al primo posto con Raffaele Romano, al secondo posto il numero